Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessilan Condivision. Mi raccomando, prendetevi i vostri 10 minuti di tranquillità, riempiteli di creatività e oggi proprio abbiamo una puntata pienissima di vocali, di video, di tantissime cose che hanno come tema centrale sicuramente l'uncinetto, i ferri, i filati, la creatività, borse, accessori, di tutto e di più, ma vedremo anche una novità che è appena arrivata in casa Tessiland, che è in esclusiva in Italia, che solamente Tessiland ovviamente poteva avere e che merita davvero di essere vista e che sono certa acquisterete. Vabbè, basta, non dico altro, dai. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi, il primo dei quattro che vedremo quest'oggi, che sono i quattro progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio. Iniziamo! Il primo progetto di quest'oggi è di Angela Lonigro. Allora, lei ha realizzato questa meravigliosa borsa prendendo spunto da un'immagine vista su Pinterest, ma anche da qualcosa nel mondo delle fate. E in realtà l'aveva già realizzata per sé in precedenza. Una sua amica, appena l'ha vista, si è letteralmente innamorata di questa creazione e quindi le ha chiesto il favore di realizzarla. Anche per lei utilizzare tantissimi colori, quanti più potesse, con un fondo bianco. Angela, per realizzare questa borsa, ha utilizzato, vediamo. Angela ha utilizzato vari colori dell'Iggy, davvero tantissimi, ma in particolare quello bianco, dei manici in bambù e l'uncinetto numero 3. I punti che ha utilizzato Angela per realizzare questa borsa sono il punto basso, la mezza maglia alta, il punto alto e punto puff. E pensate che la stessa tecnica l'ha utilizzata anche per fare la tessiera del letto. Immaginate quanta creatività e quanto colore potrà aver donato il tutto alla sua camera da letto. Adora Iggy, questa borsa misura 25x31 ed ha una profondità di 10 cm. Ma basta, non aggiungo altro, lasciamo parlare direttamente Angela, che ci ha inviato un bel vocale. Ho 57 anni, abito a Livorno, che non è la mia città d'origine. Io sono una donna di pianura, adottata da questa fantastica città di mare, che tra tutte le città della Toscana è sicuramente la meno conosciuta, ma che io trovo originalissima. E ci vivo da più di 30 anni, ma nella vita sono la responsabile marketing di un'agenzia immobiliare che si occupa di case e casali nella campagna toscana, e anche in queste case si trova sempre qualche cosa fatto a mano e di particolare di all'uncinetto. E ho un marito, due figlie e un cane che adoro, che divide il mio tempo libero con lui e con l'uncinetto. Si è adeguato anche lui, sa che ogni tanto ci si può fermare anche su una panchina a fare due punti. Nel mio tempo libero mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto lavorare con le mani, quindi lana, cotone, stoffa, panno lenci, e creo cose che normalmente regalo e che quasi mai ripeto perché mi annoierei. Ho imparato a lavorare all'uncinetto che ero molto piccola, avrò avuto intorno agli 8 anni, me lo ricordo però chiaramente, perché è stato un po' un amore che poi ho abbandonato perché l'uncinetto lo relegavo ai centrini della nonna e niente più. Poi 3 anni fa sono inciampata casualmente nei tutorial della Fata Tuttofare e nei prodotti Tessilan, e lì mi si è aperto un mondo e non mi sono più fermata. Adoro l'uncinetto, è forse la tecnica che mi piace in assoluto di più e che da 3 anni non ho mai sentito l'esigenza di alternare con qualcos'altro. E nella mia borsa c'è sempre un uncinetto e un gomitolo Tessilan, sottolineo, per poter anche in pochi minuti poter fare due punti. Uso prevalentemente i prodotti Tessilan perché hanno una qualità e un prezzo che mi soddisfa, e poi cosa non secondaria per chi come me fa queste cose con di getto, che gli piace fare subito, avere subito il materiale, la consegna è veloce e garantita. So che faccio l'ordine e in 2 giorni ce l'ho a casa.
Grazie Tessiland e grazie alla Fata Tuttofare, che senza di voi l'uncinetto sarebbe rimasto nel cassetto. Invece è una bellissima riscoperta. Il secondo progetto di oggi invece è di Marianna Piccolo, che ha realizzato questa stupenda pochette. Vediamo con cosa. Marianna ha utilizzato il tè Sublime Lux Cipria Oro, una chiusura a scatto e l'uncinetto 3,5. Ci ha inviato anche un vocale, ascoltiamolo insieme e guardiamo le foto che ci ha inviato. Ciao Valentina, ciao a tutti. Anzitutto volevo ringraziarti per avermi contattato. Io sono Marianna, ho 44 anni, sono napoletana di nascita, ma da più di 20 anni vivo a La Spezia, una cittadina che si trova al centro. Da un lato abbiamo le meravigliose Cinque Terre e dall'altra è la splendida Versilia. Io sono sposata, ho 2 figlie di 16 e 13 anni, ho imparato a fare l'uncinetto quando avevo 8 anni insieme con mia mamma e le mie nonne. Poi mi sono allontanata, ma ho ripreso in mano l'uncinetto circa 8 anni fa, quando è nato il mio ultimo nipotino, e da allora non l'ho più lasciato. Oggi faccio parte degli operatori dell'ingegno di La Spezia e il comune ci organizza delle manifestazioni in cui possiamo proporre le nostre creazioni, e proprio nel mio ultimo mercatino ho proposto questa pochette che mi aveva incuriosito la chiusura a scatto, però non sapevo come fare per applicarla. Poi ho visto un video della bravissima Fata Tuttofare e così mi sono lanciata. Ho scelto il Thai Sublime Lux Cipria Oro fondamentalmente perché mi piacciono molto i colori chiari. Io poi sono come le gazze ladre e mi piace tutto ciò che luccica, in più si lavora splendidamente. Il punto che ho utilizzato è il punto stella, perché mi sono resa conto che insieme al filato si completa una vicenda. Il filato valorizza il punto e il punto rendeva, se possibile, il filato ancora più bello. Ho usato l'uncinetto del 3,5 e le misure sono di 28 cm di larghezza e 14 di altezza. Mi è servita una sola rocca. Ho scoperto Tessiland circa 5 anni fa, quando la dolcissima Cristiana Rossi testava per la prima volta i vostri prodotti. Prodotti di ottima qualità, ma non lo dico solo io, ma anche le persone che acquistano le mie creazioni, e quindi cosa dirvi? Grazie di cuore. E voilà, che cordino meraviglioso, in esclusiva in Italia, che solo Tessiland ha. Allora, parliamone un attimo, anche se sicuramente verrà analizzato nel dettaglio in Tessiland News. Il Chobin, ebbene sì, è sul sito da pochissimi giorni ed è un cordino elasticizzato. Cordino, ciò cosa significa? Che ha quindi la forma e la praticità di un classico cordino filato per borse, diciamo, ma elasticizzato, e che quindi potrà dare alle vostre creazioni la giusta compattezza. Un filato unico per realizzare delle shopper bag, oppure quelle che quest'anno vanno tantissimo, e Tessiland, essendo una promotrice della moda, non poteva che avere nel proprio catalogo un cordino elasticizzato pensato proprio per realizzare le famose tote bag. E si presenta così in tantissime varianti di colore e in rocche, quindi al comfort, alla leggerezza, alla compattezza di questo filato si unisce anche la praticità proprio della roccatura. Da 300 grammi per una lunghezza di circa 150 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 5,7. Davvero fantastico questo Chobin, diciamolo. Il terzo progetto di quest'oggi invece è di Anna Rita Mastrantonio. Allora, lei, come potete vedere, ha realizzato diverse fasce con... Anna Rita ha utilizzato lo splash giallo, blu, bianco, nero e l'uncinetto numero 3. In particolare lei si è focalizzata sulla fascia gialla, che le è stata commissionata, diciamo richiesta proprio da sua figlia, perché stava cercando una fascia da abbinare ad un vestito, ma non riusciva mai a trovarla. Al che Anna Rita ha deciso di farle una sorpresa e quindi ha acquistato per l'appunto lo splash e ha iniziato, dopo vari tentativi, a creare queste fasce. E dobbiamo dire che il risultato, insomma, è davvero notevole, tanto che poi, insomma, ne ha realizzate molto altre. Per la fascia intrecciata, pensate, si è ispirata ad una fascetta di Barbie, invece per le altre ha visto un po' di immagini, ha trovato il nodo giusto e poi le ha realizzate. Le fasce misurano mediamente tutte 51 cm di circonferenza e 5 invece di altezza, e per ognuna le sono serviti circa 18 grammi di splash. Ha utilizzato la mezza maglia alta e la maglia bassa per la fascia intrecciata e il punto granny e la maglia bassa per l'altra fascia. Ci ha inviato anche un vocale con delle foto anche lei, quindi ascoltiamolo e guardiamolo insieme. Ciao a tutti, mi chiamo Anna Rita, ho 52 anni, vivo a Roma, sono sposata e ho 2 figli e 2 gatti, e le mie passioni sono la cucina e l'uncinetto.
Ho cominciato a lavorare ai ferri e all'uncinetto all'età di 10 anni, sotto la guida di mia nonna che mi ha insegnato i punti base. E ovviamente andavo soltanto a intuito all'inizio, creando numerosi modelli per le mie bambole. Poi crescendo ho cominciato a studiare e a saper leggere schemi e spiegazioni e mi sono perfezionata, mantenendo però sempre il mio estro. E, come tutti sapete, Roma è una città fantastica, ma purtroppo molto caotica per il suo traffico, e a un certo punto della mia vita, per andare a prendere i miei figli a scuola con i mezzi pubblici, mi sono ritrovata a sprecare un'infinità di tempo ad aspettarli e nel traffico. Così ho deciso di abbandonare i ferri perché l'uncinetto era più pratico da trasportare. Ho iniziato così a lavorare in piedi per strada e sugli autobus affollati. Adesso i miei figli sono grandi e ho più tempo per lavorare anche a casa e mi diverto moltissimo a realizzare progetti e idee per parenti e amici, e devo dire che da quando ho scoperto i filati di Tessiland tutto ha una marcia in più. Ho a disposizione una vasta varietà di colori e di filati di ottima qualità, che hanno veramente una resa perfetta e un rapporto qualità-prezzo meraviglioso. E ringrazio Valentina di questa opportunità che mi ha dato. Ricevere il suo messaggio è stata per me una grande emozione e sorpresa, e ringrazio Tessiland per il suo lavoro e per tutto quello che fa per noi, e un saluto a tutti quanti. Ciao! Bravissima Anna Rita, ottimo modo anche per utilizzare lo splash, una fascia per capelli, perfetto. E la foto che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana è di una persona che conosciamo benissimo e che conoscete bene sicuramente anche voi, e che merita davvero questo premio. Parliamo di Tiziana Mancosu. Tiziana invece ha utilizzato lo Swan Slim in varie varianti di colore, il tutto lavorato con uncinetto numero 4. Io davvero non dico nulla, ci ha inviato un vocale un po' lunghino, ma insomma merita senz'altro di essere ascoltato in modo tale da conoscere lei e la sua bellissima creazione. Ascoltiamolo insieme e guardiamo nel frattempo anche le foto che ci ha inviato Tiziana. Buongiorno, sono Tiziana Mancosu e vi parlo del mio progetto. E in realtà ho preso spunto da un'idea di Rosa Parlato, che ha realizzato una borsa con piastrelle esagonali, realizzando appunto il fiore, utilizzando il modulo del fiore africano. Io in corso d'opera ho cambiato, aggiungendo un giro al singolo esagono e aggiungendo delle piastrelle, ho cambiato proprio la forma della borsa perché mi sembrava, al mio gusto, che venisse troppo piccola. E, la borsa ha una larghezza di 36 cm massima e un'altezza di 26, a cui aggiungere un 12 cm per il manico. In realtà non avevo un'idea precisa, ho ordinato una serie di colori di cordino slim, in quanto per le borse mi sento ancora una neofita, nel senso che ho fatto solo borse di rafia, e quindi per me il panorama delle borse è tutto da esplorare, quindi ho comprato i cordini e ho detto qualcosa farò, e ho iniziato a fare delle pochette. Il materiale avanzato, appunto i colori avanzati, si dovevano soltanto combinare per creare un altro progetto, per cui la scelta è stata sull'accoppiare il marrone e il grigio chiaro, e devo dire che il risultato non mi è dispiaciuto. Ho lavorato con l'uncinetto 4, pensavo fosse un filino più rigido, ma col 4 per la mia mano è molto meglio che col 3,5. Sicuramente la soddisfazione è tanta, perché quando si inizia a creare un progetto, anche se si ha bene in mente il risultato finale, poi quando si conclude è sempre una sorpresa, almeno per quanto mi riguarda. E brevemente vi dico che l'uncinetto l'ho scoperto ovviamente da mia nonna, ma quando lei era viva io ero troppo piccola e non riuscivo comunque a fare
a seguirla nell'insegnamento, quindi l'ho ripreso poi da adulta, ventenne, aiutandomi con una serie di libri e di immagini, imparando i vari punti. Poi è arrivato internet e qui ho scoperto Cristo, ho scoperto la fata tuttofare, e io poi da Genova mi sono trasferita a Ceriale e mi sono dovuta inventare un lavoro proprio perché nel mio campo non sono riuscita a trovare un impiego, essendo un po' avanti con l'età. E quindi da architetto mi sono reinventata artigiana e ho aperto questo laboratorio artigianale, trasformando la mia passione in un lavoro. E io vi ringrazio, vi saluto e siete nel mio cuore. Ciao! Davvero ancora complimenti, Tiziana! E anche la puntata di quest'oggi di Tessilan Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio davvero tantissimo per averci seguito. Mi raccomando, non perdete la prossima puntata, perché molto probabilmente è l'ultima dell'estate. Parleremo davvero di tante cose, quindi mi raccomando, non perdetevela. Per il resto, già sapete tutto l'elenco, ma io lo ripeto, perché siete sempre in tantissimi a seguirci e ogni volta c'è sempre qualcuno di nuovo. Quindi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri video, che adesso usciranno proprio a ruota, come si suol dire, sul nostro canale YouTube. Di seguirci anche su tutti gli altri social, ovviamente Facebook, quindi la nostra pagina Meglio di Maya, ma anche Instagram, Pinterest e TikTok. Di leggere i nostri articoli, che settimanalmente vengono pubblicati sul nostro sito www.meglio di maya.com. Di ovviamente scriverci e seguirci anche sull'appena arrivato in casa Tessiland, che è l'applicazione Telegram. Tutti i link dei prodotti che abbiamo visionato quest'oggi potete trovarli proprio qui sotto il video, oppure nella i posta qui in alto, e ovviamente di commentare a Iosa sotto questo video e di cliccare un pollice in su se vi è piaciuto. Detto ciò, ci vediamo alla prossima puntata e io vi saluto. Ciao da Valentina!